l'ennesima tappa del Tubettini Feed'n Tour ci ha portato in Toscana, in provincia d'Arezzo, per farvi conoscere un suggestivo itinerario, il lago di Montedoglio. Il lago Diga di Montedoglio è un bacino artificiale costruito sbarrando a circa 30 km dalla sorgente il fiume Tevere. Con una superficie di circa 8 km quadri è una delle dighe più grandi d'Europa. Rappresenta la perla paesaggistica e ambientale della Val Tiberina toscana, terra ricca di natura e di storia. Si raggiunge facilmente percorrendo l'E45 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Sepolcro e Pieve di Santo Stefano. In questo bacino vive una fauna ittica composta da pescigatto, carpe, carrassi, cavedani, scaldole e gardon. Naturalmente per noi è la prima volta che affrontiamo questo lago, speriamo di poter raccontarvi una bella giornata di pesca. In questa avventura alla diga di Montedoglio ci accompagna naturalmente Claudio Giaconi, componente della Lenza Emiliana Tubettini Feeder, poi anche oggi saremo in compagnia dei ragazzi della Quintana San Marco con Mauro Formica e Gionangeli Giacomo. Abbiamo deciso di utilizzare un mix di Gold Pro Bream, è una pastura spiccatamente per le breme. In aggiunta alla Gold Pro Bream, l'Expander Gold, una pastura sempre di Valdenade, ottenendo un mix di color nocciola. Mix che naturalmente abbiamo già testato, stellato sulle breme, quindi un mix già collaudato. E oggi lo testeremo in questo lago per la prima volta. Naturalmente aggiungeremo un po' di acqua alla volta, poco alla volta, in modo da ottenere un composto che potremo poi inserire nei cage. Una volta data la giusta bagnatura, naturalmente il composto va setacciato per eliminare i grumi e le particelle un po' più grosse che sono presenti in questa pastura. Ecco, quando è pronta la pastura naturalmente deve essere un colore un po' più scuro di quello che è naturalmente. Come potete vedere è abbastanza friabile e si aprirà quindi una volta sul fondo. Naturalmente se vogliamo fare delle aggiunte all'interno di esche, all'interno della pastura, in questo lago dobbiamo ricordarci che il bigattino è vietato. Si possono usare solo vermi e mais e altre esche naturali con l'esclusione del bigattino. Quindi potremo tranquillamente tagliuzzare dei vermi all'interno della pastura o aggiungere del mais. Bene, per quanto riguarda l'impostazione tecnica di questo lago, naturalmente per noi è la prima volta che ci veniamo a feeder fishing e quindi è un nuovo itinerario anche per noi. Abbiamo deciso di impostare naturalmente con il classico feeder utilizzando dei cage, quindi con finali di circa un metro innescati con dei vermi. La pastura che abbiamo utilizzato naturalmente è quella da breme e gardon. Adesso abbiamo iniziato pescando naturalmente, la linea di pesca l'abbiamo impostata inizialmente a 35-40 metri. Vediamo un po' durante il corso della pescata se il pesce entra su questa linea, altrimenti ci allungheremo fino ad arrivare alla linea dei 50 metri. Primo pesce della giornata, vediamo che pesce è, sicuramente siamo curiosi di sapere. È un bellissimo gardo con le bellissime pinne color arancione. Questo è un pesce gatto. Pesce gatto. Pesce gatto nostrano. Secondo pesce della giornata, un bellissimo pesce gatto nostrano.
Inizialmente dopo la prima mezz'oretta, infatti, che abbiamo visto i qui quasi immobili, qualcosa si sta muovendo. Claudio poco fa ha preso un bel pesce. Una piccola premetta, praticamente abbiamo fatto il trissi, un non garden, un pesce gatto, adesso una premetta. Pesce gatto. Sembra che abbiano gradito la nostra pastura, adesso le beccate sono molto più frequenti. Sono pesci da 2-3 etti, ma pesci comunque divertenti, soprattutto se affrontate e pescate con attrezzature light. Dopo tante premette, pesci gatto e garden, finalmente una bella scaldola. E sono le specie più o meno frequenti in questo lago.
visto che la taglia era sui un etto, due etti, sia delle breme che delle cose, abbiamo cambiato tecnica, siamo passati al method, innescando un chicco di mais, utilizzando sempre la stessa pastura, e quanto sembra la taglia è un po' aumentata con una bella brema. Ecco, come ho detto prima, con il metodo la taglia è sicuramente maggiore di quelle prese con il feeder classico. Abbiamo innescato col mais, la taglia è sicuramente cresciuta. Bene, dalla diga di Monte d'Oglio è stata una bella pescata, una bella giornata, abbiamo preso tantissimo pesce Galdon, bremette, pesci gatto, anche qualche scaldola. Alla fine la taglia stava aumentando, ma come potete vedere alle nostre spalle il tempo incombe, moltiprimente stava per arrivare un temporale, quindi è meglio chiudere qui il divertimento, ci siamo divertiti tutti, quindi da Mauro, Giacomo e Claudio e Peppe è tutto, alla prossima tappa di Tubettini Feed and Tour.